Il participio presente è una forma nominale del verbo, che significa che condivide alcune caratteristiche del nome e dell'aggettivo e alcune caratteristiche del verbo. Si forma dal tema del presente del verbo, a cui si aggiunge la terminazione ns, è il nominativo valido, singolare, valido per tutti i generi, e la terminazione ntis, ntis, genitivo singolare. Esamineremo la formazione del participio presente delle quattro coniugazioni, alla quale aggiungeremo la coniugazione mista. Prendiamo la prima coniugazione. Abbiamo detto che il participio presente si forma dal tema del presente con l'aggiunta di alcune terminazioni. Lauda è il tema del presente di laudo, laudare. A questo tema aggiungo la terminazione ns per il nominativo e ntis per il genitivo. Ottengo dunque laudans, laudantis. Ripeto la stessa operazione per moneo, monere. Mone è il tema del presente, aggiungo le terminazioni ns e ntis e avrò monens, monentis. Lo stesso procedimento si applica alla terza coniugazione, lege, avrò legens, legentis. Un discorso particolare meritano i verbi della quarta coniugazione e della coniugazione mista, perché tra la vocale tematica, che sia in audire che in capere è la i, si aggiunge una vocale e, quindi avremo non audiens audintis, bensì audiens audientis. Lo stesso vale per la coniugazione mista. Capio caper, non avremo capens capentis, bensì capiens capientis.